Ha preso, ha preso fuoco. fuoco. Ha preso fuoco mentre cucinava, come vedete. <ride> Lia, apprezziamo la buona volontà di cercare di fare amicizia, però no. Devi tenere dura. Noi, no. <ride> Ragazzi, sta insultando... No, smettila, non devi, insultare. non devi insultare i tuoi colleghi. Sai cosa hai iniziato a dire? Guarda, guarda, guarda. Oh, Tina, ma ti devi comportare bene. Attenzione. Ok, ce la fa, ce la fa, ce la fa. Guarda, la fa, guarda. si stanno spaventando. Guardali, guardali, si stanno spaventando. Hanno avuto la nuvoletta col fantasma, st Giulia, Giulia sta ridendo, Giulia se la ride, è felice di avere un fantasma in casa Giulia. Come va? Io sono Fereniki. Hey, io sono Steph. E questo è Gigi Crema The Sims con un nuovo episodio! E siamo tornati, ci avete riempito di commenti, ragazzi. Sai la prima cosa geniale che ci hanno suggerito: uh -huh. quella di chiamare i nostri sim. Cavie, cioè uh. io non so come abbiamo fatto a non pensarci, ce l'hanno detto più di una persona. È geniale, quindi da ora in poi si chiameranno Cavie. Un po' macabro ma efficace, mi piace. Ti è piace? decisamente promosso, sì, sta di topo, però mi piace. <ride> ma rende bene l'idea della serie, cioè è perfetto come soprannome, è totalmente perfetto. In più. Uh -huh. Vi avevamo chiesto chi esatto. avreste voluto vedere alle prese col suo primo giorno di lavoro E ci sono tantissime persone che hanno votato Vuoi sentire i nomi? Sì grazie, li voglio molto volentieri Perché nel mio fascicolo da scienziato io okay. ho scritto anche i nomi delle persone Sei molto professionale, brava Esatto, perché qui come abbiamo già detto le cose vanno fatte bene Quindi ringraziamo per aver votato Lady Lexi okay. Luigi Only Revenge Andrea Deregard Luis Miguel, questo è un nome bellissimo, vedi, Ti piace, vero? Ezotico, bellissimo, e Alessandro, loro sono le persone che hanno votato e ora andiamo a dire i risultati. Ok. Tina con Aspetta. tre voti. Vado a fare i tamburi. Vabbè, vai. Ho rovinato il momento. <ride> Tina con tre voti. Ok. E in più, questa è una cosa un po' da decidere, ci sono stati tre sim che sono rimasti a pari voti, con due voti ciascuno. Quindi... Esattamente. Abbiamo scelto Giulia, quindi decideremo che vedremo il lavoro di Tina e Giulia, perché anche il fatto che Giulia deve fare il medico. Incuriosisce molto anche noi Quindi diciamo che essendo a pari, meti, a pari merito Il secondo l'abbiamo scelto noi Vorrei far notare che alla fine tra una cosa e l'altra Stiamo andando a vedere quella che odi di più E quella che più ti assomiglia Esatto per quello, per quello ci sarà il lavoro di Giulia Quindi detto da, già che mi devo sopportare Tina Almeno l'altro <ride> mi, mi piace Capito? In ogni caso vi voglio far vedere questa bellissima scena Praticamente alle 10 Va a lavorare Tina Quindi abbiamo fatto dai li facciamo sedere tutti assieme A fare colazione tutti insieme, tutti insieme. <ride> e cosa Quindi è successo? anche Federico mi piace. Anche Federico <ride> mi piace. Esattamente come mi comporterei io, guarda. è successo che Lia voleva eh, cucinare a colazione. A tutti, perché, appunto, vuole piacere a tutti gli altri, vuole fare bella figura. E ha preso, ha preso fuoco. fuoco. Ha preso fuoco mentre cucinava, come vedete. <ride> Lia, apprezziamo la buona volontà di cercare di fare amicizia, però no. Devi cioè, tenere dura. Noi, no. <ride> devi impegnarti di più e devi tenere di dar fuoco alla casa che costa un sacco di soldi, scusa. Eh. E di pugnalare ciò che stai cucinando per colazione. Ma secondo me, guarda. Allora, io la osserverei perché secondo me continua a dar fuoco alla cucina. Ce l'ha fatta? Ma è tutto sì. bruciato? Non so. <ride> è tutto bruciato. Fa schifo quello che ha preparato. Cioè, lei è in condizioni pessime, anche i capelli le sono diventati neri. È in ha bisogno di farsi una doccia. <ride> poverina, poverina. <ride> Lia, lo sappiamo che non è facile integrarsi in un nuovo pianeta. Però ricordiamo che shh, nessuno deve sapere che viene da un altro pianeta. Voglio farti notare anche un'altra. Guarda, 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 guarda. Questa è una cosa importante, ha capito chi è quello emarginato e subito si è seduta a fianco a lei. È il suo compito e lei vuole fare amicizia con tutti, quindi vedi, non sopporta già che ci siano i gruppetti. Esatto. E ti vorrei far notare anche Tina e Luca seduti di fronte, che sì, <ride> non vorrei dire, ma non mi sembra una coincidenza. Esatto, voglio ti farti vedere l'ultima cosa prima di andare a lavoro con Tina: ovvero, guarda lo stato di Luca Rubacori. Subito, subito. Cioè, cioè, Sono entrati da un giorno, anzi neanche un giorno in questa casa e già stanno iniziando così. Mi piace, mi piace. Sì, Luca non perde tempo, Sarà ma lo sapevamo già. È molto interessante già. vedere come si comporteranno. Ed è Cotina nel suo primo giorno di lavoro, vedi? È arrivata. Non ce la puoi fare, no, per uno solo motivo. Tra i compiti che noi abbiamo, cioè ripulisci dei piatti, ma perché? Perché devi preparare, vabbè, il caffè ci sta. Scusa, essendo che devi lavorare sì, molto. Esatto. A PC, devi rimanere attivo. Ma ripulisci dei piatti. Io, Tina, ce la voglio proprio vedere. Guarda, ben lei sta. Questo è tutto un accordo, capito? Il che mio pensiero mi ha fatto andare. Lo so, l'ho scelto io. Ti piace? È troppo Monte, carino. è molto carino. È troppo carino. Quindi, allora, Tina, datti da fare. Vedi che c'è già un ragazzo che sta lavorando. Poverino, da solo devi aiutarlo. È ferma, è ferma, non sa cosa fare in preda al panico, guarda la sua faccia Cerca ma, di sorridere Il sorriso, sorriso forzatissimo che cerca di dire ok <ride> è il momento di fare qualcosa ma non so ha fare. Della serie Perché guarda, guarda, qui, guarda qui, aspetta Perché c'è un orsacchiotto nel tavolo Ma a volevo far vedere una cosa più bella, va indietro Guarda, guarda, queste sono delle action figure, gira Dove? Qui, nel Oh <ride> mio dio Guarda che belle Fantastiche! <ride> Dimmi che non è bellissimo questo posto di Ma lavoro. Ma che figata è! Ma è non bellissimo. se lo merita Tina! Dai, queste cose lei non le apprezzo, son fighissime. sono fighissime! È stata brava a scegliere i posti di lavoro? Sono sì, bellissimi. Sì, è una figata! Sono bellissimi Allora, Tina. diamo una manatina. Tina. Allora, sono allora. già le 11, è già passata un'ora questa ancora. <ride> e lei è ancora ferma a guardare questo povero ragazzo che <ride> lavora da solo. Ok, facciamo una chat area dai, dai, lo sappiamo. Con Summer Holiday o chat normale? Non lo so, tu che dici? Vai, facciamo un chat normale osserviamola. Ok, vediamo come chat. Guarda come veloce. Io te l'ho detto, che almeno la chat la sapeva fare. Ma in guarda. che lingua è? È una lingua particolare. Il sumero. Ma È la lingua che sa parlare solo Tina. Capito? Perché lei vive in un mondo tutto suo. Non la Guarda i cuoricini. Cosa sta combinando, Tina? Sei sul posto di lavoro, comportati bene. Secondo me Comporti ha proprio confuso bene. ciò che dovrebbe fare. Comunque, ok, dobbiamo farla a videogiocare. Io non Io ci credo. Non la voglio vedere a videogiocare adesso. Secondo me non <ride> saprà giocare a nulla. Guarda. Mi allora, dà già fastidio. Gioca blocco blick? Blocco blick è più bellino, anche secondo me. Blocco Guarda la, guarda la. È, è già stanca, eh, secondo me. Sta guardando al cielo. Occhi al cielo, vedi? Quindi sta sbuffando. Sta dicendo, Uff, adesso mi tocca pure videogiocare. Ma è normale che ci sia soltanto Travis Scott? Sinceramente, non ho idea. Cioè, cioè io, allora, ok, allora, okay. Io, noi controlliamo le cavie. Gli altri su posto di lavoro io non ci posso fare nulla Ah, eh. non sono selezionati da te? No, ovviamente ah. È perché sono posti di lavoro in cui ci Pensavo sono persone Pensavo che fosse tutto molto no? finto, capito? Che li fai sembrare in un posto normale quando in realtà è tutto comunque, studiato com Comunque ci dovrebbe essere anche un pieno di sopra Magari c'è qualcun altro ah, Vediamo, vediamo Mentre lei continua esatto, a chattare se... Ah, sa... Uh, vedi, vedi, guarda questo vedi, vedi che ci sono altri dipendenti? Guarda, guarda, lui e vedi com'è? Lui è felicissimo È, è più proprio... coinvolto, si vede Guardalo, cioè, sa bene come si fa il suo lavoro anche lei Ah c'è anche una ragazza C'è anche una ragazza Sì perché scusa Cosa vuoi dire Che le ragazze Non possono no, videogiocare Non l'ho mai detto Ti stavi permettendo Di dire una cosa del genere E c'è uno che guarda la tv <ride> Che bel lavoro Lo voglio fare è in anche pausa, io È in pausa Scusa è in pausa Ma è appena iniziata, ma, ma che è in pausa Ma lo sai Magari stanno facendo Turni più lunghi E lei sta facendo la cioè, Lui continua a guardare la tv <ride> Allora okay. è lui il capo Assolutamente No no, no Ma l'hai visto? No, visto Non lavora qui <ride> È entrato solo per guardare la televisione. Va bene. <ride> Avrà sentito dire che c'era una TV gigante. Ha detto, dai, vado lì. Tanto Penso, non la usano mai. No, non mi dicono nulla, quindi vado lì a guardarmi la ha TV. Ha fatto bene. Ok, guarda. Ha preparato il caffè. Almeno questo Tina lo sta facendo. Bravissima. Bravissima. Oh, te lo puoi anche bere, così ti viene più voglia di lavorare. Guarda cosa le vuole dire. Cioè, lancia una bevanda. Io adesso glielo faccio fare perché sento che Tina vuole fare questo. Ragazzi, sta insultando. Tina, smettila, non devi impazzita. insultare. impazzita. Non devi insultare i tuoi colleghi Sai cosa hai iniziato a dirgli? Guarda, guarda, guarda oh, Tira Ma ti devi comportare bene Sai cosa hai iniziato a dirgli? Ah, ha, ha fatto una pensare. figuraccia Ha fatto una figuraccia Ha sporcato tutto Aia, aia, aia Sta... Ha iniziato a dirgli uh -huh. A prenderlo in giro per il suo lavoro Dicendogli che è solo un nerd sfigato Che non capisce nulla Tina devi stare so, calma Non so come pu ti puoi comportare in questo modo in un posto di lavoro Sapevamo che lei odiava le persone nerd Ma non mi aspettavo che avrebbe avuto il coraggio Di andare a dirglielo in faccia E no, di no, insultarli no, 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 così Lei secondo me è proprio sfacciatissima Non gliene frega niente Cioè hai visto che ha preso la sua bevanda e gliela ha buttata nei piedi Ma pensa come è maleducata questa ragazza Spoiler all'ultimo episodio <ride> Questa è la peggiore cosa che puoi che fare. Puoi fare a un nerd. A un nerd. Guarda. No. No. Si è messo a piangere. No. È cattivissimo. È super imbronciato e se n'è tornato al lavoro. Se, si è offeso tantissimo. Cioè. Guarda, al nerd... Proprio. Tutto gli puoi fare ma non spoilerare. Esatto. E lei lo sapeva. Di un telefilm o di un anime. Cioè, guarda. Ha Secondo fatto piangere, me. Ha fatto piangere il suo collega. Tutta la notte si è allenata con Federico. Non ha un amico per capire i punti deboli di un nerd. Perché ti ho prendere il comando del suo posto di lavoro. In ogni caso, ci aspettavamo che non sarebbe andato tutto liscio. Ed Sono è successo. È peggio è del previsto. Più cattiva di quanto immaginassi. Però, col lavoro, guarda, ha fatto un ottimo lavoro. Eh, ha completato. Eh certo, ascolta, è rimasta tutto il giorno a chattare. Ma dimmi, che questo è un lavoro. È una buffona. <ride> Sta per di più, continuando a litigare. Guarda, linguace. Partono insulti pesanti. <ride> partono esatto gestaci che non si possono neanche mostrare. Ma in ogni caso è finita la sua giornata di lavoro. Possiamo farla tornare a casa? Sarà felicissima. Infatti, guarda, è fiduciosa perché ha detto finalmente me ne torno a casa. E non sopporto più questi, questi miei colleghi. Sono quasi le 5 del mattino. E Abbiamo deciso di radunarli tutti qua in salotto, svegliandoli nel cuore della notte. Uh -huh. Perché questa è la prima prova che dovranno affrontare. Loro non sanno che questa casa è infestata da un fantasma. Uh -huh. E quindi vedremo come si comportano alle prese con questo clown Perché sì, è un clown morto in questa casa tanti anni fa Ok E vedremo come si comportano con lui che li infesterà e gli farà degli scherzi Guarda le facce da sonno Io vorrei un attimino prima di andare col fantasma apprezzare questi bellissimi tipi di pigiama Abbiamo i due <ride> Quello di Luca è il migliore quello di... <ride> Con le fiamme è meraviglioso Perché lui è ardente anche quando dorme Era questo il senso della mia scelta del Non ne voglio più vedere altri Perché è talmente perfetto Che non, non ne voglio vedere altri Ma Perché quello del palestrato Anche lui per forza L'unico che si è tenuto alla meglietta È Federico, poverino Che non ci stupisce È timido, è timido Non, non vuole si, mostrare si, si. certe cose, diciamo Allora, eh, facciamo che infesta il pianoforte Tu che dici? Possiedi, okay. possiedi okay. Vediamo proprio davanti a loro Se si spaventano Magari sono coraggiosi e non succede Guardatelo niente. mentre arriva, ragazzi Sta sbagliando Vabbè, strada. Ma perché stai salendo su? Ma... Clown! Ma... Scendi! Dove sta andando? Ok. Ma forse bisogna per forza fare tutto il giro. Ma lui dovrebbe poter passare di sotto. No, sta salendo. Ok. È impazzito <ride> il nostro clown. <ride> Abbiamo perso il clown. Abbiamo perso il <ride> clown. Mo' cerca di suicidarsi lanciandosi. Perché ha iniziato a giocare? <ride> ok. Non ci ascoltano neanche i clown, forse come scienziati siamo un po' falliti tu dici? Cioè ma si messa a giocare e non lo sta neanche possedendo Aspetta no, digli vai qui scusa, fallo scendere allora. giù Allora Perché non mi piace che anche il fantasma ci disobbedisca Vai qui Aspe Aspetta Ma È qui <ride> Ma è possibile? È un fantasma, sono cose che non possiamo okay. comprendere Riproviamoci Attenzione. Ok, ce la fa, ce la fa, ce la fa. Guarda, ce la fa Guarda, si stanno spaventando Guardali, guardali, si stanno spaventando Hanno avuto la nuvoletta col fantasma Giulia, Giulia sta ridendo Giulia se la ride È felice di avere un fantasma in casa, Giulia Povera Lia, povera Lia Guarda, guardala Guarda l'hai posseduta dal fantasma. <ride> <ride> si è spaventata tantissimo, si è spaventata. Puoi spaventare anche Luca Ricard. perché Luca non si è spaventato, aspetta. Okay. Luca Puc non si è spaventato, quindi non va bene. È antipatico, eh? Esatto, facciamo spaventare a lui. Vediamo. A attraversa. Attraversa, sì. Proviamo, proviamo. Ok? Aspetta, si era messa a chiacchierare con Lia, voleva. Eh, è un po' una smacchiacchierò. Guarda. Sma Oh. <ride> guarda, ora si è spaventato. Ora si è spaventato. No, ma vedi, guarda. Ma è felice. Sta ridendo. Non gliene frega nulla. Lui, ok, ok. È interessante anche questo aspetto del loro carattere. Perché se ci fai caso, si sono spaventati. Lia, il palestrato, che non l'avrei mai detto. Esatto. Che si sarebbe spaventato. E basta, non si è spaventato nessun altro. Comunque, è bellissimo, ragazzi. Il pagliaccio fantasma è geniale. <ride> <ride> non so dove l'abbiamo trovato. Perché allora nel gioco hanno inserito il, il pagliaccio. Noi, da scien bravi scienziati, esatto. sapevamo questa cosa. Però abbiamo detto perché non rendere il pagliaccio un fantasma per fare doppio divertimento <ride> e vedere un po' cosa succede. Mi ha sorpreso questo loro comportamento, ti dico la verità. Li abbiamo comunque messi alla prova ed è stato interessante. Adesso, ragazzi, però bisogna dire una cosa. Ovvero che lei è la ragazza più fortunata, infatti col lavoro ha iniziato proprio nei giorni di vacanza, quindi dovremmo aspettare il prossimo episodio per vederla al lavoro peccato. in ospedale, è stata peccato. fortunata Peccato, vedi sì, eh. ma poi c'è chi è che ha due giorni di vacanza in mezzo alla settimana, al massimo ce l'hai sabato e la domenica, sinceramente non me l'aspettavo, è un peccato perché ero molto curiosa di vedere lei alle prese col, col lavoro da medico, ma... Lo vedremo nel prossimo episodio. Beh ragazzi il video officio così se vi è piaciuto lasciateci un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima! Ciao ciao!